Chiediamo un incontro al governo per vedere cosa si farà per le produzioni italiane. Infatti noi pensiamo che bisogna allestire una iniziativa che guardi alla ricerca e alla produzione di motori elettrici, di motori a alto risparmio energetico, di motori a idrogeno, di alta qualità nell'ibrido, cioè creare le condizioni a che nelle fabbriche italiane e in particolar modo in quelle meridionali si possono produrre auto tecnologicamente superiori. La stampa tedesca sta facendo il terrorismo psicologico, in quanto lei attualmente a stampa tedesco è la voce ufficiale del governo tedesco. La loro preoccupazione qual è in sostanza? Che i 5 miliardi di euro che il governo tedesco dovrebbe dare alla Fiat, dunque al nuovo gruppo internazionale per l'acquisizione di Opel, possono essere usati per ristrutturare Pomigliano e Termini Imerese. Voglio far notare che noi a Pomigliano, quando facevamo le macchine, le vendevamo. I tedeschi ancora non le guidavano queste macchine qua, noi abbiamo tutta una tecnologia, la professionalità, l'inventiva, la fantasia e la passione napoletana per essere molto più superiore a qualsiasi altro stabilimento.